una ventina di turisti stranieri a settimana che verranno ospitati tra Feltre e dintorni e parteciperanno ad alcune tappe alla scoperta della bellezza della provincia di Belluno e non solo. Questa è la filosofia di Rad Camp, l'iniziativa studiata appositamente per questo 2020, segnato dalle normative anticontagio. Una grande occasione di promozione per il territorio che, come gran parte del paese, sta soffrendo la quasi totale assenza di turismo da oltre confine. È Isidoro De Bortoli, responsabile in Italia degli eventi Rad Race, a presentare l'iniziativa. L'anno scorso siamo stati qui a Feltre con il Tour de France, che era la sua terza edizione. È un evento che ha avuto molto successo dal punto di vista del coinvolgimento di molti cicloturisti da diverse parti del mondo, non solo europee, e che verrà riproposto non quest'anno purtroppo, perché a causa dell'emergenza abbiamo dovuto posticipare al 2021 al prossimo anno, con partenza arrivo a Feltre. Volevamo fare qualcosa comunque, abbiamo pensato a qualcosa di diverso, ma che comunque ci permettesse di tornare qui a Feltre, a cui ovviamente sono molto molto legato. Si chiama Rad Race Camp, vedrà presenti per 6 settimane consecutive 6 gruppi diversi di cicloturisti, chiamiamoli così. Molti sono imprenditori, molti sono lavoratori che amano la bici per sfogo e soprattutto apprezzano la bici come mezzo per andare in vacanza. Preziosa la collaborazione del comitato organizzatore del Giro delle Mura, del Consorzio Dolomiti Prealpi e del Comune di Feltre, il quale metterà a disposizione anche le totem card di accesso ai musei. Grazie alla bellezza di questo territorio, alla vocazione cicloturistica e ciclistica che arriva da grosse manifestazioni come la Gran Fondo Sport, che ha reso importante questo territorio ovunque, abbiamo deciso di tornare qui, un totale di quasi 140 ciclisti provenienti da diverse parti d'Europa.